Dopo aver parlato di Tycho Brahe e delle sue scoperte, vediamo invece le scoperte di Johannes Kepler, successore di Tycho, ma copernicano convinto, matematico e astronomo teorico, a differenza di Tycho, che era soprattutto un astronomo. Utilizzando i precisi dati raccolti da Tycho, quindi i dati osservativi sulle posizioni dei pianeti in cielo, Keplero analizzò in dettaglio il movimento di Marte. E però, malgrado tutti i tentativi, 5 anni di lavoro e almeno 70 tentativi, lo convinsero dell'impossibilità di conciliare i dati osservativi di Tycho con le due ipotesi fondamentali dell'astronomia antica, cioè che i moti dei pianeti fossero circolari e uniformi. Quindi, per la prima volta, viene messa in discussione questo dogma aristotelico dei moti circolari e uniformi dei pianeti. E alla fine Keplero trovò che l'orbita della Terra non era circolare perché il Sole si trovava in posizione leggermente eccentrica e anche l'orbita di Marte non era circolare. Non poteva essere una circonferenza, ma una curva ovale. Dopo vari tentativi concluse che era un'ellisse, di cui il Sole era uno dei fuochi. Estese quindi a tutti i pianeti questa legge, che è la prima legge di Kepler. Le orbite dei pianeti sono ellissi, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Qui è riportata un'ellisse, naturalmente le orbite dei pianeti non sono ellissi così schiacciate, ma molto meno sono quasi delle circonferenze perfette. Comunque vediamo uno dei fuochi che lì c'è il Sole. Questo è l'asse maggiore dell'ellisse, da O ad A2 o A1 è il semiasse maggiore e questo è il semiasse minore. Invece la distanza tra il centro dell'ellisse e i fuochi, per esempio OF1, si chiama C, la distanza, che in pratica ci dice quanto l'ellisse è schiacciata o rotonda. Se questa distanza tra i fuochi, diciamo così, quindi 2C, la distanza tra i fuochi, è molto grande e tende a diventare come il semiasse maggiore, allora vuol dire che l'ellisse è molto schiacciata. Se invece la distanza tra i fuochi è molto piccola, fino a ridursi a zero, vuol dire che i fuochi si stringono, si avvicinano e l'ellisse diventa una circonferenza. Il rapporto tra C e A, quindi tra questo segmento e il semiasse maggiore dell'ellisse, oppure che è la stessa cosa il rapporto tra 2C, la distanza tra i fuochi, e 2A, cioè l'asse maggiore dell'ellisse, quindi 2C, questa distanza diviso 2A, questo rapporto si chiama eccentricità dell'ellisse. L'eccentricità dell'ellisse è sempre un valore compreso tra 0 e 1. Quando l'eccentricità è 0, l'ellisse degenera, si riduce a una circonferenza. Quando l'eccentricità è 1, l'ellisse degenera in un segmento, cioè talmente schiacciata che l'ellisse degenera nel segmento A1, A2. In particolare A1 è il perielio e A2 è l'afelio, il punto più vicino e il punto più lontano dal Sole. E come vediamo da questa tabella, l'eccentricità delle orbite dei vari pianeti è sempre molto piccola, almeno escluso il pianeta Mercurio e Plutone, che non è più nemmeno un pianeta, è un pianeta nano. Quindi vediamo che l'eccentricità è piccola, per esempio la Terra ha un'eccentricità, l'orbita della Terra, che è meno del 2%. Questo significa che nel caso dell'orbita terrestre la distanza fra due fuochi, cioè 2C, è meno del 2% della distanza fra l'afelio e il perielio, quindi l'asse maggiore dell'ellisse. Questo vuol dire che i fuochi sono molto ravvicinati e sono quasi coincidenti nel centro dell'ellisse. L'ellisse è quasi praticamente una circonferenza. Inoltre, nel suo moto intorno al Sole, la Terra si avvicina e si allontana dal Sole perché passa dall'afelio al perielio. Ma le variazioni nella distanza dal Sole sono molto piccole. Per esempio, mediamente la Terra si trova a 150 milioni di chilometri dal Sole e più o meno questa distanza media in realtà oscilla all'incirca tra un 149 e un 151 milioni di chilometri all'afelio e al perielio. Quindi le variazioni nella distanza della Terra dal Sole sono molto modeste. In pratica, per tutti i calcoli successivi che faremo nei prossimi video, noi possiamo sempre considerare le orbite dei pianeti come se fossero delle circonferenze. Il libro riporta l'eccentricità dell'ellisse, 2C diviso 2A, come abbiamo visto prima, e
e spiega che eccentricità piccola significa che l'ellisse è una circonferenza o quasi, eccentricità grande vicina a 1 vuol dire che l'ellisse degenera in un segmento. Qui il libro riporta anche la definizione di ellisse, che è il luogo dei punti P del piano, tali che la distanza, la somma delle distanze dei punti dai due fuochi è una costante ed è uguale all'asse maggiore dell'ellisse. Cioè l'ellisse è il luogo geometrico dei punti che hanno questa caratteristica, che la somma di questa distanza più quest'altra, cioè la somma delle distanze dai fuochi di questo punto, è pari all'asse maggiore dell'ellisse, quindi a 1 a 2. Questo vale per tutti i punti dell'ellisse, anche per esempio questo, la somma di questa distanza più quest'altra è pari alla distanza che c'è tra A1 e A2, cioè tra l'afelio e il perielio.